Buonasera, benvenuti al Maracanã. Siamo qui con l'Everton di Ferrol Ruggero, che stasera ha compiuto un'impresa, oppure una mezza impresa, se si può chiamare così. Fino agli ultimi due minuti vinceva un paio di gol contro l'Atletico capolista,
poi in finale si è fatta riprendere, anche perché Castellano, il suo nuovo acquisto, il bomber Castellano, che stasera è il migliore in campo senza ombra di dubbio, si è fatto male, quindi l'Atletico Grappa è riuscito a guantare la formazione di Ruggiero, però non è riuscito a vincere. Comunque ha fermato questo Atletico Madrid, forse consegnando il titolo in mano alla Napoli. Ruggiero. Ma questo non lo so, mancano ancora parecchie giornate, cioè 4 giornate. Questo pareggio per noi è quasi come un bicchiere mezzo Mezzo vuoto, perché già arrivati rimaneggiati al campo, in 5 contati, con lei in campo, dice. con lei in Direi campo, sì. Qualche però dura le mie ottime prestazioni. E gol un po' fumato nel finale. vabbè, la stanchezza ci sta. Il campo non permetteva chissà quale giocata, perché comunque sta piovendo da parecchio. In 5 contatti vincevamo di un paio di gol fino agli ultimi minuti. Minuti, Poi esatto. è capitato che Castellano Castellano si è purtroppo. fatto male, abbiamo dovuto La cosa giocare che è in accaduto con lui 4 si decide. e ci hanno recuperato. Però bella prestazione della squadra, siamo rimasti compatti. All'inizio della partita non ci speravamo. Comunque sono primi in classifica per un Ancora imbattuti, motivo, ancora adesso per un imbattuti. motivo. Brancato, questa squadra fino adesso non ne ha persa nemmeno una, l'Atletico Madrid, come abbiamo visto, ma nemmeno il Napoli. Lei ha giocato tutte e due le squadre, chi merita secondo lei il titolo Non quest'anno? mi espongo su questo Tecnicamente, che ha argomento. visto più preparato? Penso che le squadre si equivalgono, forse un po' più di esperienza da parte del Napoli, che Ricordiamo, prima di forse giocare voi, il Napoli ha fatto 21 24. gol alla Roma. No, penso che il Napoli sia La organizzatissimo. Roma in cui voleva andare Roma. mancato. Allo Dici che sbando ormai. sì, no, vabbè. diciamo che il Napoli gioca benissimo al calcetto, il calcetto è totalmente uno sport diverso dal calcio e forse anche per esperienza di Felice hanno una buona Amico migliore in impronta, campo, sì, scusa. un'ottima impronta del calcetto, che ho giocato, quindi posso un po' Si è capire salvato, brancato, la non è Roma. situazione. E l'Atletico ha individualità fortissime, questo non lo scopriamo noi adesso. Diciamo che sono state entrambe molto dure, forse Atletico un po' anche l'ho rimaneggiati, quindi c'è stata più partita, diciamo, però comunque abbiamo dato il filo ad torcere imbattuti i giocatori dell'Atletico. Dicevamo, hai anticipato qualcosa tu, la Roma di Brancato, ci sono state delle voci, ci sono ancora, non solo di Brancato, ci mancava Alex Alfieri stasera, Marco Ciavoli rumoreggia nello spogliatoio insieme a Nicola Donato, alla quindicesima questo Everton potrebbe perdere qualche pedina importante. No, assolutamente, vabbè, noi l'Everton abbiamo, non so, parecchi punti, parecchi punti, penso che qualche giocatore buono ce l'abbiamo e sono anche oggetto di desiderio di molti altri club. Come hai detto tu, 28. Alfieri è stato, Preso da Nappi forse, sì, è sbaglio stato numero. contattato da Forse Napoli e solo per non farlo venire oggi oppure. ma questo non lo so, ma a noi non interessa. Noi, io l'ho sempre detto, questa è una squadra che punta all'amicizia, Fuori le mele marce. e al divertimento, e quindi noi non facciamo polemiche. Chi vuole rimanere con noi rimane. Quindi Brancato resta in sintesi. Brancato credo molto probabilmente. Penso che per non fare brutte figure deve rimanere solo all'Everton. Va bene, è una risposta di Brancato a queste parole presenti. È giusto così. Adesso, dopo le voci della nona giornata, adesso basta, arriviamo in fondo con I l'Everton. tifosi della Roma non ci possono No, no, sperare più. Forse purtroppo no, anche se siamo tutti amici. E l'anno meglio prossimo. così, perché la squadra senza alcuni elementi forse gioca anche meglio. E quindi ribadisco, meglio fuori le marce, così c'è più divertimento. Va bene, ringraziamo l'Everton di Pedro Ruggero. Intanto finisce anche la 13ª giornata del trofeo Jack, se devi parlare la settimana prossima per la 14ª. Ti Vabbè. aspettiamo.